Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema con un ospite. Dov'è il tuo violino? Dopo lo prendiamo, facciamo un... Sta là sopra, comodamente adagiato su un armadio. Allora, quest'oggi un video particolare, un video che non parla di un film brutto, ma parla di tutti i film brutti. Sì. Giusto? Ah, ma già iniziato il video. Sì, no, okay. Perché ho detto questa cosa? Perché parla di... Perché sono il disegnatore di un libro che si chiama Dizionario dei film brutti a fumetti, fatto con Davide La Rosa, che ci manda i saluti nel video che sta per partire. Ciao a tutti, sono Davide La Rosa e qui con me c'è il Fagiano Crononauta. Parlavamo di fisica quantistica, quanti, stringhe cosmiche, atomi, budini e quant'altro. E niente, ho fatto questo libro con Fabrizio Plug di Nicola, il libro è questo, Dizionario dei film brutti a fumetti. È un libro che parla di cose inspiegabili, nel senso cose che non andrebbero spiegate, perché i film brutti non vanno spiegati, vanno sopportati, vanno subiti, ma soprattutto vanno apprezzati. Ciao Davide, grazie. Grazie anche per questo. Allora, voi sapete che io ho per anni coltivato la passione per la mondezza. Di qualsiasi tipo essa sia, cioè musicale, filmica, anche letteraria, come ben sapete. Molti di voi, Giuda che non siete altro, hanno incoraggiato Robert Orrion comprando tutti i suoi libri. Ho controllato, li avete comprati tutti. Quando si parla di arte, quando si parla di editoria, entrano in gioco anche cose di questo tipo. Ci vuoi parlare un attimino di questo libro? Perché si chiama Dizionario dei film brutti? Allora, intanto non è un vero e proprio dizionario, perché non è... completo. Non è un dizionario completo, anche perché, come vedete, il libro è di 140 pagine. Per metterci tutti i film brutti che abbiamo visto io e Davide nel corso degli anni, ci sarebbe avuto un libro almeno così, di 4.000 pagine. Quindi abbiamo fatto una spietatissima selezione tra quelli che sono i nostri titoli preferiti e l'abbiamo messi su carta a fumetti, appunto. A fumetti, vi faccio vedere che... ci sono due tratti distinti in questo libro. C'è il tratto di Davide La Rosa, che è un talentuoso disegnatore, iperrealista quanto vi pare, ma talentuoso. E poi c'è il tratto di Fabrizio, che potete vedere qui, in una delle mie pagine preferite in assoluto, una pagina dedicata a Blood Delirium. Posseggo anche le tavole originali di questa storia, pensate. Allora, i film presi in esame in questo libro sono tanti, e sono quasi tutti i film che ho recensito qua sul canale, sì. Cioè ho fatto eccezione per qualche cazzatella, e pensate che la prefazione del libro è di Andrea Marfori. Voi direte, chi cazzo è? Andrea Marfori è il regista di un film di culto. È il regista del Bosco 1, che è uno dei film brutti più belli di tutti i tempi, un film che abbiamo visto decine e decine di volte, che adoriamo, che se non avete visto vi consigliamo assolutamente di vedere. Che ha avuto, è stato al gioco, ci ha scritto questa bellissima prefazione. Bella, bella, bella. Qua c'è anche una bellissima dedica. Ovviamente sono stato raffigurato in un dipinto di Saint-Simon, il pittore matto di Blood Delirium. Ora, qual è la particolarità di questo libro? È che fa della sintesi il suo cavallo di battaglia, perché vi giuro che queste quante pagine sono? 100? 140. 140 pagine, si parla sì e no della prima mezz'ora del Bosco 1, a voler essere analitici proprio al 100%. In realtà, qui in 4-5 tavole ti viene descritto un film brutto in tutte quelle che sono i suoi highlights, proprio i momenti salienti, giusto? Cioè, è stato difficile scegliere, perché io li so sti film, so, conosco. Cioè, ci sono 120 porcate in un'ora e 20. Sì. Ok, come hai fatto a dire questa sì, questa no? Allora, intanto bisogna tener conto di quello che è il linguaggio del fumetto e quello che questo linguaggio ti permette. Perché ci sono alcune cose che con il fumetto non è possibile fare. Cioè, ad esempio, se avete visto Blood Delirium, c'è la scena della Poiana, la cosiddetta scena della Poiana, che vi consiglio di ricercare, che è in cui praticamente si vede una Poiana che entra in una stanza e viene buttata fuori. Una cosa del genere a fumetto non rende. Quindi intanto abbiamo dovuto decidere cosa si poteva fare e cosa non si poteva fare col fumetto. E questo intanto ci ha condizionato molto anche nella scelta dei film. Quindi ad esempio non c'è Primavera di Granito, che è un altro capolavoro che è irrecensibile a fumetti. Però in compenso c'è Quattro Carogne a Malopasso, che era difficilissimo da rendere a fumetti. In qualche maniera ci siamo riusciti. In effetti c'è una tavola, della quale mi hai detto che è anche molto orgoglioso, nella quale Fabrizio riesce, col disegno e con qualche onomatopea, a dare l'idea di quanto faccia schifo il montaggio audio di questo film. E ci riesce molto bene, perché il fumetto a volte si presta
a delle cose che tu non ti aspetti, no? Will Eisner stupiva per come riusciva a montare tra di loro tre scene diverse in un'unica tavola, no? A fare una Fabrizio è riuscito a descrivere il fastidio disegnandolo, ha disegnato il fastidio e c'è riuscito. Anni e anni di sacrifici a studiare, a rivedere certi film, poi... Allora, poi, come dicevamo, il tratto è doppio, c'è anche il tratto di Davide La Rosa. Qui ci sono dei film recensiti e disegnati interamente da Fabrizio, interamente da Davide, poi ci sono recensioni scritte da Davide e disegnate da te, giusto? Ok. Però non c'è mai qualcosa scritta da te e disegnata da Davide. Esatto. Ok, cioè c'è questa qua, però... alcune cose, poi c'è scritto anche alla fine di chi è quale, sì, recensione. Il libro è molto divertente, in realtà io credo di essermelo goduto molto poco, perché sapevo che tutto ciò che c'è qua dentro è vero, perché qua ci sono delle cose che se tu questi film non li hai visti, leggi queste tavole dai, no, no, sì. Io apprezzo I Zombie, il primo film, credo sia il primo film intimista su zombie, dove si parla di uno zombie che è stato, appunto, un tizio che è stato zombificato, e vediamo il suo lento declino nella zombitudine, se così si può dire. E anche se non si potesse dire, io lo dico lo stesso. Saluti da me e dal Fagiano Cronauta. Nelle presentazioni e gli incontri molta gente ci ha chiesto a me, Davide, ma veramente esiste questo film? Ma veramente esiste Il Lupo Mannaro sfida la Camorra? Sì, esistono, i film esistono tutti e i fatti raccontati nelle mini recensioni sono tutti quanti reali. Sì, cioè io rileggendo mi rendevo conto, ma sta cosa, ma c'è davvero o se l'ha inventata Fabrizio? No, poi ripensandoci, no, sta cosa c'è davvero. I film visti qua sopra sono ancora più inquietanti, perché è un ritratto spietato, cioè guarda, c'è questa scena che è una merda e te la descrivono, e quella scena esiste. Quindi io consiglierei anche a chi non ha mai masticato il cinema brutto di dare un'occhiata a sto libro, anche per farsi un'idea di che cosa c'è in giro, perché magari uno pensa che il cinema brutto sia brutto e basta, invece qui ti viene spiegato per filo e per segno, anche nella prefazione, perché devo dire che Marfori l'ha analizzata bene la cosa, ti viene spiegato qual è il gusto della merda nel vedere un film. I disegni sono molto belli, veramente quelli di Davide li conoscete, più che disegni sono appunti, mentre telefona credo che disegni le tavole. I disegni di Fabrizio sono molto più curati, però devo dire la verità, proprio da appassionato di film di merda, credo che questo sia uno dei lavori più autorevoli, o perlomeno non è un lavoro tecnico, però è un lavoro che può far appassionare qualcuno al film di merda. Sì, beh, infatti l'obiettivo di questo libro è quello di far appassionare gente nuova al mondo del cinema brutto, ma può essere anche una guida per chi magari vuole sapere quale film non vedere durante la serata. In genere uno va su internet e dice, ah, vediamo che film posso vedere stasera, invece grazie a questo libro uno sa che film evitare, che film non vedere. È come su Netflix, io sto a vedere tutti quelli sotto le tre stelle, per dire, vengono selezionati attentamente qui dalla mezza stella in giù, ecco, no, beh, questi sono dei film. In realtà ci sarebbe materiale per fare altri tre libri almeno, penso, sì, di questo tenore, però intanto io vi consiglio questo, se siete appassionati, tanto più se siete anche appassionati di fumetti, questa è una roba veramente molto interessante. C'è anche un ringraziamento all'inizio al sottoscritto come spacciatore. Pericolosissimo, il più pericoloso. E niente ragazzi, tutto qua. Vi volevo parlare insieme a Fabrizio di quest'opera, perché questo è... Dove si trova questa qui? Allora, è uscito per la Shockdom e a Lucca Comics 2016 e dall'11 novembre si trova in tutte quante le librerie e fumetterie su Amazon, insomma. Ah, okay. Se uno vuole procurarselo, riesce a procurarselo tranquillamente. Ok, va bene ragazzi, questo è un video un po' diverso, noi ci vediamo al prossimo video, non so quando questo uscirà, quindi non so se avete già visto altre zozzate che ho in serbo per voi, ma sappiate che si continuerà a parlare di film brutti, anche perché quest'uomo oggi mi ha portato un pacco alto così, dal brutto in giù, dal brutto in giù.